Più di un film, un progetto. E più di un progetto, un prototipo. Così Francesco Paterno definisce La Cura. Film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022. Il film è nato 2 settimane prima che scoppiasse l'inferno, quindi il lockdown. Racconta Paterno, regista del film: c'era questa minaccia incombente. Volevo raccontare questo momento senza farne un instant movie. Mi sono ricordato di un libro che avevo interrotto a metà. Ovviamente, era La Peste di Camus. L'ho ripreso in mano e mi sono reso conto che avrebbe potuto permettermi di raccontare quel momento senza legarmi alla cronaca. Non solo quel momento, ma anche i grandi temi che quel momento ha fatto uscire. Che sono le cose più interessanti? Nel libro di Camus l'amicizia e la solidarietà sono l'unico rimedio contro l'insuperabilità della morte e della malattia. Era questo che volevamo raccontare e non a caso il film ha cambiato titolo. Ora ha un titolo speculare. Leggi anche, La Cura, Francesco Mandelli, La Cura per l'infelicità. Godersi il presente. Tra i protagonisti, c'è Francesco Di Leva che stavolta insieme a Paterno ha preso parte al progetto dal principio. Stavo leggendo anche io La Peste, ci dice Di Leva, io e Francesco volevamo tornare a lavorare insieme. Quando abbiamo trovato questo tema, abbiamo capito che era il progetto giusto. Mi piacciono i progetti che curo anche io dall'inizio. Entrare in fase di scrittura è stato molto bello. La parola progetto credo sia il termine giusto per questo film. Anche per questo motivo, La Cura è più di un film. Mi piace costruire i prototipi che usa infatti Paterno perché è qualcosa che non esiste e che crea immagine e somiglianza tua.